ragazzi, io sono l'artista di strada e vi do il benvenuto in questo mio nuovo video. Oggi parliamo di luoghi e di spazi, ovvero dell'ambientazione delle nostre storie. Abbiamo parlato quindi di personaggi, l'importanza delle loro relazioni. Abbiamo visto come i personaggi siano fondamentali perché attraverso le azioni e se volete anche le interazioni, quindi le relazioni che diversi personaggi hanno tra di loro, che la storia va avanti. E quindi in base proprio anche a come i personaggi decidono, prendono determinate decisioni e come anche in base interagiscono tra di loro, la storia prende delle pieghe diverse. E quindi abbiamo parlato anche del bivio, del fatto che in certi momenti possiamo pensare adesso che cosa faccio fare al mio personaggio, eccetera, quindi è molto importante. Anche l'ambientazione però è altrettanto importante. Nel video precedente vi ho parlato delle schede dei personaggi, anche l'ambientazione va a connotare i nostri personaggi, perché i nostri personaggi vivono in determinati luoghi, in determinati spazi, quindi si parla non a caso di ecosistema. Anche questo è un termine che si usa nei corsi di scrittura creativa. Che cosa vuol dire ecosistema? Ha esattamente lo stesso significato che ha quando si parla, no, di anche della natura, cioè proprio un sistema, quindi anche un certo equilibrio che si ha all'interno del sistema in cui i personaggi sono immersi. E questo ecosistema non è soltanto dato dai personaggi, come abbiamo già parlato, ma è anche dato dagli spazi, dai luoghi e quindi in generale dalle ambientazioni. Ovviamente non è detto che una storia abbia la stessa ambientazione dall'inizio alla fine, quindi una storia può svolgersi in un ambiente chiuso per tutta la sua durata, oppure può svolgersi anche in un ambiente aperto durante tutta la sua durata, dipende molto dalla storia. Pensate ad esempio alle storie relative ai marinai, quelle si svolgevano tutte all'aperto, no? In mezzo all'oceano, oppure una storia magari più di carattere psicologico si può svolgere tutta chiusa all'interno di una stanza, all'interno di un'abitazione. Però è anche vero che molto spesso, nella maggior parte dei casi, nelle storie si ha proprio un'alternanza di ambientazioni, quindi spazi aperti, spazi chiusi e spazi che possono cambiare, cioè i personaggi possono a un certo punto lasciare la città o il luogo in cui si trovano e andare da un'altra parte, andare in un'altra città o addirittura in un'altra nazione. Quindi l'ambientazione ovviamente è strettamente legata, come potete vedere, anche al movimento dei personaggi, anche alle loro azioni ed è fondamentale perché racchiude dentro di sé tutte le azioni che si svolgeranno nel corso della storia. Ovviamente un romanzo d'avventura sarà un romanzo in cui le ambientazioni si susseguiranno continuamente per dare anche quella suspense e anche proprio quel senso, no, che il romanzo d'avventura ha. Voi tra l'altro potete anche avere ci sono dei romanzi in cui potete avere magari delle ambientazioni che si susseguono nel presente, perché magari il protagonista si sposta per i motivi più diversi e poi ci possono essere dei flashback, ma di questo, dei flashback e quindi anche dei piani temporali parleremo in un prossimo video. Nei flashback invece l'ambientazione può essere una sola, perché magari il personaggio ricorda qualche cosa che è accaduto in una determinata situazione e quindi soltanto in una stessa ambientazione, oppure nel flashback le ambientazioni possono anche qui variare, quindi dipende molto da quello che volete scrivere. Lo stesso vale anche per il viceversa, ovvero voi potete avere un presente che si ambienta tutto in uno stesso luogo, quindi in una stessa città, in una stessa casa, in una stessa stanza addirittura, perché ci sono anche romanzi che sono stati scritti con i personaggi o col protagonista chiuso sempre nella stessa stanza, e lì diventa veramente un gioco psicologico anche molto interessante. E poi, quindi, un'unica ambientazione nel presente, poi nei flashback potete avere invece anche lì un'unica ambientazione oppure diverse ambientazioni che si susseguono, quindi dipende molto anche dalla trama, da che cosa volete scrivere. Anche sulla trama farò un video apposito in cui vi spiegherò un pochino alcuni aspetti e soprattutto vi riassumerò anche un po' tutto quello che ho detto fino ad ora in modo tale da essere magari un po' più chiara, ecco. Quindi vi parlerò della trama, quindi anche qui mi ricollegherò ai personaggi, mi ricollegherò alle ambientazioni, riassumendo un po' quello che ho detto fino ad ora.
Ci sono molti scrittori e anche molti editor, quindi persone che lavorano nel mondo dell'editoria, correggendo le bozze, dando consigli agli aspiranti scrittori su come scrivere determinate scene, su come rendere più realistici determinati aspetti della loro storia, eccetera, che sono convinti che un aspirante scrittore o comunque anche uno scrittore debba cercare di ambientare le proprie storie in luoghi che conosce molto bene. Certamente, se uno scrittore ambienta le sue storie in luoghi che conosce bene, può risultare più convincente rispetto magari ad uno scrittore che non ha mai visto quei luoghi. Però, e vi posso assicurare che ci sono tantissimi scrittori più o meno affermati che fanno questo, provate a pensare delle storie, quindi romanzi ad esempio, o anche raccolte di racconti scritti da autori che sono ambientate tutte o quasi tutte sempre negli stessi luoghi, perché sono i luoghi d'origine dello scrittore, perché sono i luoghi in cui lo scrittore magari ha trascorso la maggior parte della propria vita, eccetera. Probabilmente avrete già intuito anche voi che si tratta di un qualche cosa di molto limitativo. Quindi, per quello che mi riguarda, ovviamente questa è una mia opinione del tutto personale, altrimenti non sarebbe un'opinione e quindi del tutto anche confutabile. Però, per come vedo io le cose, allora, se può essere anche una scelta sensata per chi ha le prime armi con la scrittura, magari decidere di ambientare il suo primo romanzo in un luogo che conosce bene, che non è detto però che sia il luogo in cui vive, può anche essere un luogo magari, che ne so, di villeggiatura, che frequenta da tanti anni, oppure può anche essere un altro luogo che magari conosce, anche se non benissimo come luogo in cui vive, però l'ha visto. Dall'altro lato però, ecco, quindi questo può essere vero per chi ha le prime armi, magari dire va bene, cerchiamo di mantenerci sul sicuro e di stare nelle corde che conosciamo. Dall'altro lato però chi è già un po' più esperto, insomma, dove per esperto intendo chi ha già alle spalle almeno un romanzo scritto e pubblicato, può anche essere, anzi sicuramente è riduttivo, molto riduttivo, perché per come vedo io le cose la scrittura deve essere anche un'evasione. Noi oggi da tantissimi anni viviamo in un'epoca super digitale, super connessa. Abbiamo un mezzo potentissimo che è la rete, che è internet, che in un click ci permette di andare dall'altra parte del mondo virtualmente e di vedere cose che non riusciremo neanche mai a vedere nella nostra vita, tante sono le cose nel mondo che non conosciamo. Mi sto riferendo ovviamente ai motori di ricerca, ma soprattutto anche, pensate anche a Street View, nell'opzione delle Google Maps, voi dite, ma io non ho mai visto questo posto, andiamo a vedere come sono le strade di New York o di Parigi, magari non siete mai stati in queste città, andate a vedere, no? Quindi, effettivamente è come se foste lì. Poi è chiaro che una visione virtuale delle strade della città o dei locali, degli edifici della città è ovviamente diversa da come invece la si potrebbe percepire nella realtà, però sicuramente vi aiuta e lo stesso vale anche per i motori di ricerca. Quando voi andate sulle immagini di Google e magari cercate una città straniera o anche italiana che non avete mai visto, vi compare tutto l'elenco delle fotografie, no? E voi potete tranquillamente andarle a vedere, a visionare. Per quanto riguarda la documentazione dei luoghi, è importante attraverso la documentazione riuscire ad evocare le atmosfere. Quindi se voi vi documentate dovete cercare di carpire quelli che sono gli elementi preponderanti che caratterizzano un determinato luogo, che magari conoscete poco, e cercare di restituire al lettore l'atmosfera. Ovviamente se voi scrivete un romanzo storico, non soltanto vi dovete documentare bene su quel periodo storico, ma dovete anche documentarvi bene sulla storia della città o dei luoghi di cui parlate nel romanzo o nel racconto. Quindi dovete evocare delle epoche storiche passate
che non avete ovviamente mai vissuto perché non avete 300 o 200 anni a seconda del periodo, e quindi se volete un'operazione un po' più complicata ma non impossibile. Vi basta semplicemente carpire alcuni di quegli elementi dai saggi storici o comunque dalle fonti che state consultando per prepararvi nello studio per poi scrivere il vostro romanzo storico o il vostro racconto di genere storico. Quindi carpire questi elementi fondamentali e poi inserirli qua e là all'interno della vostra storia, magari all'interno di descrizioni di luoghi e di ambienti, sotto forma di pennellate se volete, per essere più convincenti. Una volta che avete studiato, avete anche già dentro di voi il bagaglio culturale che poi vi permette di inserire le informazioni che avete appreso all'interno della storia, ovviamente con un certo equilibrio, cioè non potete buttare giù 50 righe di una descrizione, no? Solo di un ambiente. Bisogna cercare di equilibrare un po' le varie parti, quindi equilibrare le descrizioni, equilibrare i dialoghi, ma comunque anche di questo parleremo sempre nell'ambito del corso di scrittura creativa, magari facendo anche degli esercizi mirati. Spero quindi di non essere stata troppo pesante in questo video, spero che il video vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Se avete delle domande, delle curiosità, non soltanto inerenti, in questo caso l'argomento di questo video è l'ambientazione, quindi gli spazi e i luoghi, ma se avete anche delle domande su la scrittura creativa, su anche altri argomenti della scrittura creativa o anche su di me, magari curiosità, scrivetele pure qua sotto nei commenti, sarò felicissima di rispondervi, e noi ci vediamo al prossimo video.